Queste donne nella sanità italiana, pur essendo la maggioranza numericamente, ma ritengo anche che anche professionalmente e anche umanamente diano un fortissimo contributo alla sanità, ancora oggi non riescono a sfondare quel famoso muro di cristallo che tanto diciamo, ma che in realtà poi allo stato attuale continuano a non essere presenti nelle funzioni apicali, ma soprattutto anche a livello non soltanto verticale ma anche orizzontale, non riescono ad essere parte integrante del sistema. Io parto da un presupposto: non è una questione di genere che le donne sono migliori degli uomini, ma in realtà occorre che ci siano le pari opportunità. Pari opportunità vuol dire di essere valutate per i propri meriti, per le proprie competenze, per le proprie capacità, senza avere ancora oggi discriminazione di genere. Questo purtroppo nel mondo della sanità, come in tanti altri mondi, non riusciamo a ottenere. Per questo l'insieme di donne, ognuna delle quali si confronta, come sta avvenendo nella community delle donne protagoniste in sanità, non soltanto per le proprie specifiche competenze professionali, ma perché insieme si possa costituire una lobby all'interno della quale si possa promuovere questa parità di genere nei percorsi professionali, ma anche si possa incidere su tutta una serie di percorsi socio-sanitari, sanitari prettamente, ma anche per quanto la riguarda la ricerca e tutto ciò che è percorsi all'interno della quale possiamo contribuire con il nostro essere protagonisti, appunto.